linguaggio semplice di un fumetto che arriva dritto ai più piccoli per affrontare il tema della disabilità è una piccola lezione di rispetto verso l'altro che assume un significato enorme, soprattutto se proviene da una giovane donna affetta da 30 anni da artrite reumatoide. Nei panni di Super H, supereroe protagonista dell'omonimo fumetto da lei stessa ideato, Marcella Stasio racconta la sua storia ai bambini dell'Istituto Comprensivo Fava Gioia. Il messaggio è contenuto in 10 regole che, se rispettate, aiutano le persone con disabilità a non sentirsi sole. Non prendere in giro i bambini disabili, non farli sentire isolati, dargli una mano, tenerli compagnia, segnalare quando qualcosa per i bambini disabili non funziona bene. L'idea mi è nata perché purtroppo io so cosa vuol dire essere un bambino disabile e so anche come certe volte vieni guardato in maniera diversa. Spero che con questo messaggio di solidarietà e di speranza i bambini, che per me sono il sale della vita, il futuro, possano forse le generazioni future guardare in maniera diversa, in maniera giusta, i bambini con diversità e non isolarli. Alla presentazione di Super H, organizzata nel plesso Petrarca di via Matteo Renato Imbriani con la Wilcom Campania, è intervenuta anche l'assessore all'istruzione del comune Anna Maria Palmieri. Quello che però ci insegna oggi Marcella è che la maggiore difficoltà lei l'ha vissuta con la solitudine e con l'assenza di speranza. Quindi se c'è una cosa di cui il bambino diversamente abile ha bisogno è l'amore e soprattutto il rispetto che si traduce da un lato nell'abolizione delle barriere architettoniche, ed è un compito assoluto per un'amministrazione pubblica impedire che ci siano barriere architettoniche nelle scuole, negli edifici pubblici, negli uffici. È importante che i cittadini siano educati a rispettare quella H che si trova davanti a un parcheggio o quella scala, quella rampa di scala che è essenziale per una persona che ha una difficoltà fisica. Però ci sta insegnando ai bambini che la cosa più importante è il rispetto.